io sono Maurizio di Italinium e vi do il benvenuto sul nostro canale. Oggi parleremo di superfici antibatteriche e più precisamente delle superfici melaminiche Agar. Come sappiamo, i batteri vengono trasmessi da persona a persona o tramite il contatto con determinate superfici. Per questo, alle superfici che vengono utilizzate per l'arredo vengono richieste determinate caratteristiche sia a livello di antibattericità, anche la facilità e la resistenza alla pulizia, in particolare quando la pulizia viene effettuata in modo più metodico e più insistente. Quando parliamo di superfici melaminiche, intendiamo fondamentalmente i pannelli in trucciolare o MDF rivestiti con superficie melaminica, gli HPL o gli stratificati. Ora, per conoscere le caratteristiche tra questi prodotti o la differenza, vi invitiamo a visitare il nostro sito nella sezione prodotti, dove potrete avere tutte le informazioni del caso. Queste superfici vengono utilizzate nel mondo dell'arredo per la produzione di mobili, arredi e quant'altro, di complementi o di piani lavoro, worktops. Le superfici Agar sono sigillate in modo naturale e sono conformi alla norma ISO 22196, che fa riferimento ad una particolare norma giapponese entrata in vigore agli inizi di questo millennio. Nel 2000 è entrata in vigore la JIS Z2801, utilizzata nel mercato giapponese. Infatti JIS è acronimo di Japanese Industrial Standard, e fa riferimento ai test che vengono realizzati sulle superfici plastiche. Successivamente, nel 2007, è stata prodotta una ISO, nella fattispecie la ISO 22196, che standardizzava i parametri che venivano previsti dalla JIS giapponese anche per il mercato internazionale. Quello che ci interessa capire è effettivamente di che cosa parla questa ISO. Infatti, la descrizione è determinazione dell'azione antibatterica su plastiche e altri materiali non porosi. L'aderenza alla ISO 22196 fa delle superfici melaminiche Agar delle superfici che vengono certificate come antibatteriche. Quello che ci interessa capire è che le caratteristiche antibatteriche di questi prodotti sono caratteristiche naturali, che vengono ottenute senza l'aggiunta di additivi esterni e sono ottenute grazie alle resine termoindurenti che appunto vanno a formare queste superfici melaminiche e le rendono antibatteriche in modo naturale. Grazie a queste caratteristiche, le superfici melaminiche Agar sono adatte all'utilizzo sia in ambito privato che pubblico, e quindi anche per la realizzazione di ristoranti, farmacie o locali ad alto utilizzo. Se volete saperne di più, se volete avere delle specifiche sulle normative di riferimento o le caratteristiche dei prodotti, come sempre vi invitiamo a visitare la nostra pagina web, nella sezione prodotti, nella quale appunto vedrete le caratteristiche degli stessi, oppure gli approfondimenti che troverete nella sezione blog, oppure a contattarci direttamente e saremo felici ovviamente di fornirvi tutta la documentazione disponibile. Come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale se vi può far piacere ricevere altri video di questo tipo, a metterci un like se vi è piaciuto e a farci sapere cosa ne pensate nei commenti.